Un nuovo progetto dell'Istituto Mario Negri, dopo il lago di Iseo, ora c'è il lago d'Endine. Qual è l'obiettivo? Come avete coinvolto questi ragazzi di Casazza? L'obiettivo è quello di creare un protocollo che possa essere più o meno standard per avvicinare, spiegare ai ragazzini il problema dell'inquinamento in generale. Quindi abbiamo scelto di fare un campionamento sulle microplastiche, che sono abbastanza facili da campionare, anche loro vedono un pochino i risultati. E questo è il secondo anno, sul lago di Iseo avevamo campionato l'acqua e le spiagge, qui campioniamo solo le spiagge per cercare di avere un sistema più semplice possibile e replicabile nelle scuole. L'obiettivo non è tanto di vedere l'inquinamento, anche quello, ma l'obiettivo primario è quello di far vedere ai ragazzini della scuola a casa loro, quindi sul loro lago dove vengono in vacanza e tutto, far vedere ai ragazzini come si approccia il problema dell'inquinamento con un approccio scientifico, quindi ci sono stati fatti dei quadrati da un metro, un certo atteggiamento nel campionamento. Loro campioneranno casa loro, avremo i risultati, poi in laboratorio faremo le analisi sulle plastiche e restituiremo ai ragazzini i risultati sull'inquinamento. In questo modo loro vedono e toccano con i loro occhi gli effetti del nostro comportamento. Quali enti coinvolti in questo progetto? Sì, il progetto del Lago di Iseo dell'anno scorso poi ha avuto un riconoscimento dall'European Inventor Network inglese, che ci ha premiati, e è stato poi sostenuto anche da Rotary con una donazione generosa, proprio con l'intento di sviluppare un approccio, un protocollo che sia poi ripetibile negli anni dalle scuole. I protagonisti anche i pescatori? Sì, perché nella parte campionamento dell'acqua chiediamo aiuto a FIPSAS. Io sono di Milano, non conosco il lago. FIPSAS, i pescatori subacquei, loro conoscono benissimo le realtà locali e mi sanno dire dove andare a campionare, come campionare, quando, cosa vedere. Quindi serve a coinvolgere il territorio locale. Cosa aveva detto poi il test sul lago di Iseo? Che risultati aveva dato? Il lago di Iseo era venuto fuori che è un lago pulito e abbiamo caratterizzato le plastiche che abbiamo trovato. I numeri sono quelli normali dei laghi di montagna che si trovano. La cosa interessante che era venuta al lago di Iseo è che c'era una specie di gradiente del numero di microplastiche dal nord al sud, quindi dall'emissario all'emissario, ad indicare proprio che le plastiche sono attività nostra, cioè tutte le città intorno al lago contribuiscono. Quindi se c'è una corrente immaginaria di acqua che entra, il lago si riempie, l'acqua che esce, infatti si vede che verso sud, verso l'emissario, ci sono più microplastiche. Un progetto con l'Istituto Mario Negri, una tematica importante, l'inquinamento, e per capire come sta anche il lago d'Endine, quindi siete una scuola che partecipa a queste iniziative. Sì, abbiamo accolto con entusiasmo questa proposta di collaborazione perché questo progetto è interessante per i nostri ragazzi, per i nostri studenti da tanti punti di vista. Siamo una scuola molto attenta alle tematiche ambientali, all'ecosostenibilità, anche per tutelare e preservare il contesto naturale bellissimo, meraviglioso in cui ci troviamo. Quindi abbiamo diversi progetti attivi e abbiamo accolto con entusiasmo la possibilità di far sperimentare ai ragazzi il metodo scientifico in prima persona, di mettersi in gioco in prima persona a tutela, a difesa dell'ambiente in un progetto di ricerca con professionisti così qualificati di alto livello. Non è l'unico progetto che fate? No, non è l'unico progetto, facciamo parte della rete di scuole green, abbiamo diversi progetti attivi su queste tematiche, stiamo portando avanti anche un progetto sulla coltivazione idroponica e anche qui i ragazzi sono protagonisti attivi in queste tematiche.